Allora, buongiorno, buongiorno carissime. Eleganza! Oggi non ho potuto fare nulla. Ciao Paolo, tutti seduti, bene. Allora, guardiamo le stelline di questa settimana. Aldo, no. Comitato, lo vedete Tiberio, mi copia? Come Aldo dice? Mi copia, guarda. Ho sbirciato. Ci cade l'occhio. Ma a questo punto devo dare un'occhiata all'oroscopo dei pesci. 12° posto. Perché questa settimana avremo delle piccole quadrature planetarie. Allora, voi sapete che un conto è l'anno, un conto è il mese, un conto è il giorno, un conto è la settimana. Quindi ci sono dei momenti in cui bisogna semplicemente verificare quello che si sta facendo. Io credo che tante persone nate sotto il segno dei pesci adesso abbiano la consapevolezza di star facendo un qualcosa che non avrebbero voluto fare. O comunque un progetto che era partito in un certo modo si è evoluto o involuto, dipende dalle situazioni, in maniera diversa. Quindi c'è una sorta di tensione che si avvertirà soprattutto agli inizi della settimana, che però non dovrà diventare una sorta di spada di Damocle, nel senso che se avete dei problemi non dovete sentirvi ansiosi o problematici nei confronti degli altri. Un po' di attenzione, soprattutto da venerdì, anche Marte torna in aspetto nervoso e questo può rappresentare delle preoccupazioni o dei piccoli fastidi da superare. 11° posto per la Vergine, perché questi pianeti che adesso da mercoledì iniziano un transito in Sagittario, il Sole, Marte, saranno in aspetto un po' difficile anche per voi. Sapete quanto sia importante per voi l'organizzazione, cioè se voi non riuscite ad organizzare le cose come volete, rischiate di sentirvi un po' fuori gioco, perché la Vergine è il segno dell'ordine, della logica. Adesso qualcuno mi dirà, ma io sono disordinatissimo. Può darsi, però io credo che anche i nati sotto il segno della Vergine, se disordinati, sanno esattamente dove hanno lasciato le cose. Infatti, se c'è una cosa che i nati Vergine detestano è che qualcuno metta in ordine le loro cose, o comunque entri nella loro vita creando subbuglio. Ecco, forse è questo che è accaduto, oppure alcune situazioni che avete voluto affrontare in famiglia, nelle relazioni con gli altri, non sono andate come previsto perché c'è chi si è messo di traverso. Attenzione anche nei rapporti di famiglia. Scorpione, 10° posto. Non è una settimana no, ma non è neanche una settimana ni. Quindi abbiamo un oroscopo così, tra coloro che sono sospesi, non ci sono grandi novità, non ci sono grandi opportunità. Ma perché? Perché le stelle si stanno rilassando, poiché devono fare un grande lavoro per voi. Dal 4 dicembre Venere entra nel segno e questo significa che avrete molte possibilità in più, in amore, nelle relazioni, se magari un problema non è stato risolto, c'è ancora una matassa ingarbugliata da sbrogliare, vedrete che a dicembre qualcosa si muove. Poi nel 2024 ancora di più, ma questo sarà oggetto di riflessione quando ci incontreremo per parlare delle indicazioni del prossimo anno. Tappa fissa per non credere, ma verificare se in effetti sta nascendo o rinascendo qualcosa nel vostro cuore. È una settimana in cui vi sentirete un pochino intolleranti, poi giorno dopo giorno vi spiego perché e quando. Gemelli, 9° posto. Questi pianeti vanno in opposizione, pausa di riflessione. Voi sapete, lo dico sempre, che se non avete un progetto, un'idea in mente, se non avete un colloquio con una persona, se non scrivete, state male. Per voi parola, comunicazione è tutto. E allora attenzione a chi non vi capisce, oppure è probabile che questo inizio di settimana vi veda un po' nervosi, perché i gemellini sono tanto buoni e cari, però se gli gira male diventano abbastanza agitati, quindi bisogna stare un po' attenti. Soprattutto, ecco, oggi, domani, un po' di attenzione anche nei rapporti con gli altri ci vuole. Però l'amore è protetto. Ora, i gemelli, soprattutto in giovane età, fanno diverse sperimentazioni a livello sentimentale. Poi, essendo questo un segno doppio, non si sa mai. Quindi attenzione però se ci sono due storie in ballo. Andiamo al segno del Cancro. Sfruttate questo momento, allora dovrei distinguere la situazione pratica lavorativa da quella amorosa, perché per quanto riguarda i sentimenti vi trovo un po' dubbiosi, un po' diciamo anche lunari, ombrosi, e quindi in questo momento, anche se avete accanto la persona migliore del mondo, forse volete metterla alla prova. Dal punto di vista invece professionale, qui mi riferisco ai liberi professionisti, agli autonomi, ma anche agli studenti che magari vogliono già iniziare a pensare a cosa fare in autunno, beh, questo è un cielo molto interessante. Solo che siccome voi vivete di solito più di amore che del resto, forse questo 8° posto
lo meritate, tra virgolette, perché non siete sereni dentro. Il segno del toro riacquista un pochino, settimo posto. Poi naturalmente, sempre non credere verificate, c'è da dire che la vostra revisione esistenziale è partita dall'estate, quindi è già da giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 5 mesi, considerando che siamo a novembre, che la vostra vita è in trasformazione. Ora, i toro genericamente non amano i grandi cambiamenti e quando questi avvengono si devono adattare, no? Perché sappiamo, per esempio, le relazioni dei nati toro sono sempre molto longeve. Sì, possono chiudere le storie anche dei toro, però di solito 10, 11, 12 anni vanno avanti, un po' meno magari per le nuove generazioni. Però scusa, il toro... ma di che toro stai parlando? Di che toro? Toro seduto. Toro seduto. Toro seduto è uno molto comodo. Le tue relazioni sono... Esatto, quello appagato. Scusa. No, no, i toro di solito sono... Quando iniziano un amore ci credono e vogliono portarlo avanti più che sì, possibile. Sì, te la dico me. Sì, vabbè, scusate, consulti dopo, in privato, grazie. Allora, a parte i toro, diciamo, furibondi, c'è da dire che cercate di tenere solide le situazioni, però è successo un po' di tutto anche durante l'estate, quindi i ripensamenti sono all'ordine del giorno. Andiamo al sesto posto, il Capricorno, un cielo importante per chi vuole determinare il proprio futuro anche in amore, perché dicembre sarà un mese molto utile. Novembre si congeda con qualche questione di casa da risolvere, con qualche questione di soldi. Poi voi Capricorno, quando avete un pensiero in testa che riguarda la vita pratica, diciamo dal punto di vista sentimentale siete un pochino più latitanti, quindi io vi consiglierei a dicembre di tornare a più miti consigli. L'Acquario, quinto posto, adesso arriva il Sole, Venere è importante, Marte torna finalmente in aspetto discreto da venerdì, insomma l'Acquario si sente meno oppresso. Ecco, però che l'Acquario in questi giorni e negli ultimi mesi abbia avuto qualche disagio, diciamo così, nel luogo dove si trova, nella famiglia o contrasto con gli altri, è evidente, bisogna superarlo. Il segno della Bilancia al quarto posto, perché c'è Venere, molto intrigante. Ora, cioè, non ti interessa l'amore? No, 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 ma uno può pure far meno dell'amore, però tu compensi perché hai l'amore dei telespettatori. E questo è importante. Che non è poco. Dice, vabbè, ma però. Allora attenzione, perché in questo momento dovete recuperare anche forma fisica. Terzo posto per il Sagittario, è un cielo importante. Avere Sole, Marte, Mercurio attivi non può che darvi una grande garanzia di riuscita anche nei confronti degli altri, nelle relazioni, datevi da fare. È un cielo vincente anche per il Leone, che sta al secondo posto. Quindi se non esagerate con l'orgoglio, perché a volte non ascoltate gli altri, volete solo dire quello che pensate, non accettate critiche, avrete delle soddisfazioni. E chiudo in bellezza con l'Ariete, perché l'Ariete questa settimana, come tutti i segni di fuoco, avrà queste stelle favorevoli, soprattutto i pianeti veloci a favore, e quindi c'è chi non resterà al verde. Bene, grazie al nostro Paolo Fox. E a questo punto, per un segno d'acqua come il colonnello Massimo Morico, è il massimo parlare dell'aria. Previsioni meteo,